Buongiorno a tutti e ben ritrovati allo spazio Bomben. Eh, grazie per tutti coloro che sono presenti, grazie per chi ci sta seguendo online e bentrovati. Il eh, ricco mh, programma di Statistic Hall oggi pomeriggio eh, si arricchisce ulteriormente di un talk che ruota Attorno alle tematiche ambientali e eh, energetiche, ma anche di risposta ad alcune delle emergenze del nostro Paese. Abbiamo dei, degli ospiti mh, molto prestigiosi, e li ringrazio, li ringrazio subito, chi già è collegato e chi fra poco ci raggiungerà online, oltre a due eh, ricercatori, due nostri importanti di Istat, eh, colleghi che sono qui accanto a me che tra poco presenterò. Ehm, vedete già eh, collegato e, e lo ringrazio per essere presente, questo è un piccolo cambiamento al nostro programma, eh, Nicola dell'Acqua che eh, doveva essere presente qui fisicamente ma che per un imprevisto realmente dell'ultimo minuto non può essere qui e quindi ci ha chiesto di anticipare anche eh, il suo intervento che era invece poi previsto nel talk che iniziava effettivamente alle 14.30. Eh, invece siamo già collegati con lui e eh, davvero lo ringrazio. Noi siamo in realtà un po' a casa sua perché Nicola dell'Acqua è Veneto e ha una... oggi è il commissario straordinario del governo per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Eh, quindi in gergo il commissario dell'emergenza idrica che eh, Nicola non so quante volte te l'avranno fatto questa battuta, però non poteva che chiamarsi dell'acqua. Ma eh, sì, me l'hanno fatta spesso Michele. Ecco, ecco spesso. infatti, immaginavo. <ride> eh, e quindi, evidentemente, questa è un'attenzione che il governo ha voluto avere. In realtà lo, lo ringrazio, perché, oltre che essere un amico, è un ex collega ed è un collega. In quanto eh, dirigeva per l'appunto eh, l'ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente del Veneto, qualche anno fa, proprio quando io dirigevo l'Agenzia Regionale della Lombardia, l'ARPA della Lombardia. E quindi siamo colleghi da lungo tempo, ma Nicola Dell'Acqua è un vero esperto di ambiente, eh, di energia, di risorse idriche, si è occupato ancora come commissario di eh, reti idriche. Eh, anche nel mezzogiorno del nostro paese. E vorrei partire da una tua frase. Eh, in modo che tu possa anche raccontarci un po' come stai operando dal giorno 4 di maggio quando sei commissario. Eh, Nicola Dell'Acqua è anche il direttore di un'agenzia regionale che si chiama Veneto Agricoltura e quindi oggi eh, aggiunge questa responsabilità da commissario a questa sua principale eh, responsabilità. Eh, tu hai parlato di un'Italia idrica da rammendare. Eh, ti lascio subito la parola, non prima di aver salutato anche il sottosegretario Lucia Albano, che credo sia già in collegamento con noi e con la quale poi converseremo tra poco anche su questi temi di attenzione e di eh, intervento al tanto nostro eh, martoriato Paese. Eh, martoriato da tanti punti di vista, perché noi abbiamo avuto un commissario nominato per La siccità, e dopo poche settimane o qualche mese abbiamo avuto le grandi alluvioni. E quindi siamo certamente in un periodo di complessità. Eh, Nicola, ti lascio la parola, ringraziandoti ancora per aver trovato lo spazio. Credo che tu sia a pochi chilometri da qui, ma hai dovuto incastrare con un problema familiare che ti ha sopraggiunto. E grazie davvero ancora. Ti lascio subito la parola e benvenuto a Statistico, al Festival della Statistica. Grazie Michele, eh, saluto tutti i partecipanti, sottosegretario. Eh, per rispondere subito alla tua domanda, eh, abbia, ho trovato quando eh, mi sono insediato, ho trovato delle situazioni assolutamente anomale, eh, mi spiego molto velocemente. Noi abbiamo eh, un'Italia che soprattutto per quel che riguarda la parte centrale e meridionale... È ben infrastrutturata uh, di eh, accumuli di acqua e in qualche modo è anche abituata a, uh, a dover sopportare delle crisi eh, di siccità. Purtroppo eh, il lato negativo di questa cosa è che nel tempo, per un governo eh, non eccellente, nel tempo questi accumuli, questi invasi, parlo soprattutto di dighe, eh, sono state via via eh, trascurate, non tutte, ma tante. Vi do un dato molto importante, più o meno in Italia abbiamo la possibilità di accumulare mh, circa 9 miliardi di metri cubi di acqua, di questi 9, 2 miliardi eh, non sono accumulati per malfunzionamento delle dighe. Quindi già questo eh, vi aveva fatto mh, come dire, segnalare la cosa alla cabina di regia che è formato da tutti i ministeri, dicendo che uh, la prima mia attività eh, è, è qua, sicuramente quella di cercare di capire come mai eh, si sono state in qualche modo trascurate queste manutenzioni. Beh, le, mh, le motivazioni sono molteplici, enti gestori che spesso non sono in altezza, eh, pratiche amministrative molto lunghe, però eh, sostanzialmente eh, cose che si riescono come ho detto più volte, a uh, sistemare, acceleriamo, con il governo abbiamo accelerato, sono arrivati dei fondi e le opere si stanno facendo. Um, questo non basta, non basta perché uh, abbiamo un'altra parte d'Italia che è quella settentrionale, per intenderci Michele, la, il bacino del Po e delle Alpi orientali. Um, in questo caso... Il cambiamento climatico è eh, molto più sentito, e, eh, come dice la stessa autorità del distretto del Po, ci sono degli studi che indicano che eh, la pianura padana è in una fascia eh, molto delicata e molto variabile ai cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici che ci sono, sono reali, e eh, con cui dobbiamo fare i conti. Ecco, in questa parte d'Italia eh, l'aspetto idrico è legato. A, non molto come pensavo alla capacità degli invasi, i grandi laghi, il maggiore, il Garda o piuttosto altre dighe, ma soprattutto alla uh, quantità di neve che cade su parte degli Appennini e in quasi tutte le Alpi. E che questa quantità di neve viene normalmente, in, col clima che siamo abituati, dovrebbe essere in qualche modo sciolta. Nell'estate fino a giugno. Invece, purtroppo, il cambiamento climatico ci ha posto di fronte al fatto che sostanzialmente non nevica più o comunque nevica ad anni, ad anni alterni e, eh, e che soprattutto l'innalzamento delle temperature ha fatto sì che questo scioglimento sia molto più ripentino e a maggio già eh, non abbiamo più riserve della neve. E, eh, in, in un bacino come quello del Po, come dicono i tuoi dati, i dati dell'Istat stesso, dove abbiamo il 75% dell'agricoltura irrigata d'Italia, beh, avere solo 2 miliardi e mezzo di metri cubi di accumulo vuol dire radicali cambiamenti, ma che non può fare il commissario, eh, ma sono radicali cambiamenti anche socio-culturali, imprenditoriali. Eh, un'agricoltura che dovrà cambiare e un'industria che già lo sta facendo, ma dovrà cambiare anch'essa. Quando dico cambiare, chiaramente tutti avete compreso che vuol dire che deve risparmiare acqua. E risparmiare acqua in agricoltura non è facile: non è facile in una pianura dove, ad esempio, ci sono le risaie, non è facile in un'agricoltura dove ci sono prodotti, formaggi, la produzione di formaggi e la produzione di salumi che sono tra i più importanti del mondo. Quindi eh, una, un adeguamento che non riuscirà a seguire eh, il cambiamento climatico perché cambiare un'agricoltura così vuol dire cambiare un'agricoltura che si fa da mille anni. Ora, eh, cosa allora di fronte a, a questi scenari? Di fronte a questi scenari... La cosa che sta pensando eh, la cabina di regia che mi è stata anche chiesta è verificare intanto se la governance dell'acqua è, eh, è idonea. Quando ho parlato dell'attuale dell governance a paesi tipo quelli spagnoli o israeliani, loro eh, alla fine del mio racconto mi hanno detto ah, che fortunati voi per avere una governance così sarete pieni d'acqua. Cosa intendevano? Intendevano che il frazionamento delle competenze che abbiamo creato in Italia sull'uso dell'acqua è eh, chiaramente una frammentazione che non, non fa i conti con una scarsità idrica come quella degli ultimi anni. Quando parlo degli ultimi anni, però, parlo degli ultimi 20 anni, perché è da 20 anni che abbiamo emergenze idriche. E allora cosa si può fare per migliorare questa governance? Stiamo puntando molto sui bilanci idrici di sottobacino, su chiari bilanci idrici, cioè cercare di capire esattamente quanta acqua c'è, con gli strumenti che abbiamo adesso lo possiamo anche fare in maniera predettiva e, eh, sapere, e capire esattamente a chi serve e, ed eventualmente razionarla tenendo conto che eh, chiaramente ci sono due fattori che non possono essere razionati, cioè l'acqua ad uso idropotabile e eh, l'acqua che serve all'ecologia. Quindi il deflusso ecologico e l'idropotabile non possono essere toccati. Ecco l'altro, quindi l'acqua che usiamo per produrre energia, l'acqua che usiamo come industrie e poi l'acqua che usiamo come agricoltura, dovrà essere calibrata. Dovremmo essere precisi un po' come fanno già quei paesi, andando anche a imparare, lo stiamo facendo, quello che stanno facendo, quei paesi che sono più abituati a, alla scarsità idrica. Vedi eh, la nostra governance che prevede delle autorità di distretto che non è chiara su chi gestisce l'acqua grezza, mentre lo è molto chiara, mi chiede chi gestisce eh, gli ambiti territoriali o dell'idrico integrato. Quello è una legge che sta portando i suoi, proof, i suoi frutti, sta anche migliorando le performance di perdite, molto lentamente, ma le stiamo migliorando. Ecco, noi invece dovremmo intervenire su eh, quell'acqua grezza, l'acqua prima che venga utilizzata dai vari portatori di interesse. Su questo in Italia c'è molto da fare. Abbiamo già delle idee, come cabina di regia ci rivedremo anche fra un mese con tutti i ministeri. E, e pensiamo di poter portare delle soluzioni. Rimane che, non ci si, non, questa volta, sono un commissario un po' anomalo. Di solito sono molto più operativo. Rimane che eh, capite bene tutti che costruire nuovi invasi, razionalizzare o cambiare un'agricoltura, cambiare l'uso dell'acqua nelle industrie non è una cosa che facciamo da qua all'anno prossimo. però. Se cominciamo adesso, suppongo che nel giro di 5-10 anni potremo fare quegli accorgimenti che ci faranno sopportare, ci faranno, ci faranno essere resilienti eh, anche per questi cambiamenti climatici. Però deve essere chiaro che in questo momento l'emergenza in Italia non è solo dovuta alla siccità, è dovuta anche a una frammentazione di competenze e quindi a una gestione non ottimale della stessa. Mi riferisco, faccio un esempio prima di chiudere, che anche quest'anno, che appunto come hai detto, anche se mi hanno nominato ed è piovuto molto, eh, anche quest'anno abbiamo avuto delle crisi idriche. Eh, quindi vuol dire che non si può parlare di siccità, ma si può parlare di una gestione da rivedere completamente. Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero. Per questo tuo intervento, che eh, ha toccato anche molti degli spunti che riprenderemo nel corso del nostro talk. Grazie per aver citato il tema ovviamente dei dati sempre alla base delle decisioni e eh, alcuni elementi che poi proprio riprenderemo su che cosa ci racconta la statistica ufficiale esattamente sul problema dell'acqua, delle dispersioni, della qualità delle reti idriche e del contesto internazionale e tra poco eh, ci arriveremo. Tra le altre cose Nicola dell'acqua è stato anche vice capo dipartimento della protezione civile, quindi anche molto operativo. Dici solo in 30 secondi visto che abbiamo capito che la complessità è mettere assieme, mettere assieme tanti livelli di governo, qual è il tuo segreto? Ma in che senso? Quello che posso portare ah. avanti come idea? Sì, ma nella, nella tua capacità insomma, di uomo delle istituzioni che eh, sa bene che appunto occorre mettere assieme tutte le idee buone per arrivare a un obiettivo Second complesso. S secondo me la... La soluzione principale è eh, dare più eh, autorità, fatemi il gioco di parole, alle autorità di distretto. Ci deve essere un ente in Italia che, ha, che non deve aver paura di pianificare, di programmare e, e non deve aver paura di eh, ledere alcuni interessi. Eh, bisogna trovare una formula da dare alle autorità di distretto perché queste possano veramente pianificare e programmare il territorio con una visione di distretto idrogeologico. Come fanno tutti gli altri paesi, ricordo a tutti che questa è una direttiva comunitaria del 2000. Grazie, grazie davvero. Salutiamo Nicola dell'Acqua con un applauso anche qui dalla sala e grazie per... Averci dedicato tempo, eh, nonostante il problema familiare che hai avuto. Grazie mille e apprezzato. Grazie, Ma... e scusatemi tanto, eh. grazie, 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 e buon lavoro per tutto. Beh eh, Nicola dell'Acqua. Però, con questo ultimo passaggio sulla capacità e necessità di pianificazione, eh, credo ci dia un assist eh, eccellente per introdurre. Il nostro prossimo ospite, che credo sia collegata eh, a distanza, eccola, e la ringrazio veramente, veramente di cuore, Onorevole Lucia Albano. Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ma se io adesso vi leggessi tutte le deleghe che le sono state attribuite, porteremmo via circa una metà del nostro tempo e quindi ne citerò solo qualcuna in maniera molto, molto rapida. Certamente il tema degli investimenti pubblici e privati e la valorizzazione del patrimonio pubblico, e adesso subito torneremo su questo tema. Il PNRR, il CIPES, l'economia sociale, e qua cito temi che intersecano il lavoro di tanti colleghi dell'Istat quasi quotidianamente e il conto satellite su cui stiamo lavorando e torneremo presto dell'economia sociale, ma anche... Eh, gli indicatori del BES che stanno nella, nella sua delega sottosegretario come lei ben sa e come anche noi qui sappiamo all'Istat ma ancora gli interventi in materia di dissesto idrogeologico di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma capite quindi che responsabilità ha eh, il sottosegretario in questo governo e eh, cercheremo di Toccare alcuni di questi argomenti in, in questa in intervista che ci ha gentilmente concesso. E eh, oggi, peraltro, è il secondo sottosegretario presente, abbiamo avuto il sottosegretario Bitonci questa mattina, eh, che è anche dottore commercialista. Onorevole eh, Albano è anche una professoressa, un'insegnante insegnante, eh, Statistical è un'iniziativa che Istat, SIS e Città Corrado Gini fanno anche con lo scopo di divulgare, di far conoscere, di sensibilizzare i ragazzi, i giovani al tema della statistica e dei dati. E quindi tra poco anche eh, le chiederò qualcosa su, su, questo, su questo argomento, però vorrei partire proprio in collegamento con quanto effettivamente da poco detto anche dal commissario dell'acqua che appunto credo lei conosca per la partecipazione anche alla cabina di regia e per via delle sue deleghe proprio dai temi della delega legati al patrimonio immobiliare pubblico soprattutto e a quanto eh, lavorare su questo tema e valutare l'impatto di come degli interventi sul patrimonio pubblico possano Proprio essere un contributo per evitare spreco di risorse, spreco di risorse energetiche, spreco di risorse idriche e quindi in qualche modo anche su tutto ciò che è infrastruttura. Ecco su questo se ci può intanto dire come si sta sviluppando l'azione del governo e della sua delega dentro questo governo. E grazie ancora per essere con noi. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Intanto ringrazio il dottor Camisasca per questa. Ehm, per questa presentazione, è stato veramente eccessivamente eh, insomma, benevolo nei miei confronti. Sicuramente le deleghe sono molte, il MEF ha tanti, ha tanti temi da trattare, praticamente quasi tutti. E, e quindi queste deleghe sono ovviamente lato MEF, per cui eh, il Ministero dell'Economia e delle Finanze in maniera trasversale entra in tantissimi temi. E questo mi consente di poter. Poterli affrontare sotto diversi punti di vista, ma ovviamente il punto di vista economico è quello che eh, certamente è privilegiato. E mi ringrazio per questo invito, mi scuso di non essere in presenza, purtroppo ieri eh, ho avuto un piccolo problema personale, quindi eh, ho avuto un piccolo intervento, quindi non sono riuscita a venire in presenza oggi, ma mh, avrei avuto piacere. Allora, eh, siccome, dato che il dottor Camisatta è intervenuto parlando anche di dati e eh, dell'importanza della statistica, io da alcuni dati partirei sul patrimonio pubblico. È una delle deleghe che il ministro Giorgetti mi ha voluto eh, assegnare e sulla quale sto lavorando eh, specificamente, mi sembra anche legata ai temi di cui si tratta, di cui si parla nel, eh, in, questo, eh, in questo talk. Dunque, i numeri del patrimonio immobiliare sono molto interessanti. Se noi consideriamo i fabbricati, cioè gli immobili veramente eh, nel, eh, in, in possesso del, del, dello Stato, sono 297, direi quasi 300 miliardi. Questo valore, che è un valore che risale comunque ulti, agli ultimi dati del 2018... Considera anche 66 miliardi di asset che attualmente non sono in uso. E questo già dice, no? dai dati, poi siete voi che mi insegnate, come i dati siano di per sé esplicativi. E in più abbiamo, parliamo, questi sono solo i fabbricati, gli asset, poi abbiamo i terreni: 28 miliardi di metri quadri di terreni. Se non vado errata, più o meno sono eh, più o meno la, la, la dimensione proprio di una regione come il Veneto, di cui un miliardo e tre sono addirittura di, sempre di miliardi di metri quadri, sono, eh, sono nelle aree urbanizzate, anche questo è molto interessante, anche in virtù del piano nazionale di presa e resilienza e della possibilità di creare un ambiente. Eh, un miglioramento ambientale e climatico nelle aree urbanizzate, su questo ci sono eh, molti progetti che stiamo seguendo anche ehm, con la Fondazione Futuro per le Città, che è una fondazione che ehm, ha come obiettivo quello di poter proprio eh, valorizzare eh, gli ambiti, ehm, i, i, diciamo, i terreni nelle aree urbanizzate per poter piantumare ehm, un certo numero di alberi, tra l'altro, questo è uno degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa Resilienza per sostenere eh, e per il clima e per eh, diciamo, combattere i cambiamenti climatici. 16, milioni di di miliardi, chiedo scusa, 16 miliardi di metri quadri sono anche in terreni boschivi. A tutto questo possiamo eh, legare anche, eh, possiamo aggiungere gli asset delle partecipate, ma quindi siamo già in un, eh, in, i numeri parlano chiaro. Il patrimonio pubblico però è Il 43%, ad esempio, degli uffici comunali è costruito prima del 45 del 945, ovviamente. Il 59% delle scuole prima del 1976. Quindi sappiamo che abbiamo, e qui entriamo nel tema, scarsa efficienza eh, energetica e eh, molto spesso un elevato rischio sismico e non solo, anche idrogeologico. Qual è la sfida? che stiamo affrontando e dalla quale non ci sottraiamo, anzi, è quella di far diventare il patrimonio pubblico da detrattore ambientale, soprattutto quello legato agli asset non in uso, a fattore di sviluppo. Perché la valorizzazione del patrimonio pubblico di per sé, al di là del fatto che ha un impatto importante dal punto di vista economico, perché comunque aumenta il valore dell'attivo, eh, ha un impatto di riduzione seppur eh, ovviamente limitata ma di riduzione sul debito pubblico aiuta lo sviluppo economico ehm, procura un aumento del pil abbatte i costi di manutenzione abbatte i costi dei fitti passivi Dà un impulso al settore edile eh, sappiamo bene è uno degli elementi di supporto a quelli che potrebbero essere le strategie del piano azione di presa e resilienza tutto questo eh, è solo negli effetti economici, ma ci sono effetti sociali crea la creazione degli ambienti sicuri in luoghi che mettono al centro la persona, ecco io mi occupo di economia sociale, lo ricordava, luoghi che favoriscono l'integrazione, diciamo, e anche un'interazione sociale, nuovi modelli di lavoro, nuovi modelli di abitare. E poi gli effetti ambientali. È chiaro che gli effetti ambientali non sono l'ultimo, ma eh, insomma lo, lo, lo approfondisco, ma non serve neanche approfondirlo perché... Abbiamo già parlato di efficientamento energetico, di produzione ehm, di energia da fonti di energia rinnovabili, riduzione delle emissioni di CO2. Ho, ho parlato prima della piantumazione, ho parlato della, del tema dell'antisismico e del, della riduzione del, del rischio idrogeologico anche per l'abitaria la, no? e per gli immobili, la riduzione del consumo di suolo. Ecco, quindi eh, capiamo che tutto questo. Fa parte, tutto questo fa parte degli obiettivi principali che il nostro governo, a vario titolo, a vari livelli anche della, eh, della, mh, della, della filiera, eh, diciamo, filiera istituzionale, sta affrontando. Perché valorizzare eh, il patrimonio pubblico, in particolare il patrimonio immobiliare, ma non solo, ovviamente, eh, significa valorizzare una ricchezza che è nostra, una ricchezza che non è negoziabile, una ricchezza. Non, che non dobbiamo negoziare con nessuno no? Perché, eh, e che se uh, uh, correttamente utilizzata può dare alla nazione maggiore stabilità, una maggiore stabilità di cui la nazione attualmente ha bisogno ehm, per poter eh, garantire quella stabilità eh, e quella sicurezza e quel minimo di stabilità finanziaria che sono fondamentali anche per le manovre di spesa pubblica. Io ehm, che cosa è stato fatto quindi concretamente da questo punto di vista? E, e dunque, eh, proprio recentemente eh, con l'articolo 28.5 del decreto legge 75 del 23 abbiamo voluto eh, la costituzione fortemente di una, anche qui, cabina di regia, eh, sono diciamo oggi di moda, ma sono strumenti necessari perché eh, è una cabina di regia eh, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha proprio come obiettivo la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ed ha eh, come obiettivo, appunto, eh, l'individuazione di alcune direttive in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare, con funzione di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione, poi degli interventi necessari allo scopo. Io eh, mh, volevo sottolineare che questo tipo di intervento, che è connesso al, anche eh, all'emergenza abitativa, eh, è un tipo di intervento che vuole declinare anche nuovi modelli, ecco, eh, proprio insisto, legati al tema economia sociale, di housing sociale e di co-housing. Io li ho, ho chiamati, li abbiamo definiti, insomma, così vengono definiti il modello delle tre S, il social housing, il senior housing e, e lo student housing. Nuovi modelli di, eh, di, di, di abitare oggi. Eh, utilizzando eh, anche la valorizzazione patrimoniale, cioè lo Stato può la valorizzazione proprio, eh, del, del patrimonio dello stato. Lo Stato può ehm, in qualche modo conferire ehm, una parte del proprio patrimonio immobiliare, ma tutto questo eh, viene eh, realizzato pienamente solo attraverso il coinvolgimento di una serie di soggetti, tra cui anche privati, e ritengo che in questo molto, sia molto interessante parlare anche di in qualche modo sussidiarietà eh, e di utilizzo di quegli strumenti che sono nuovi ma che sono ancora poco utilizzati, che sono il partenariato pubblico privato. Quindi ehm, coinvolgimento di privati, lo ha detto il Presidente della Repubblica qualche mese fa quando ha voluto dare un impulso eh, anche al piano nazionale di presa e resilienza, tutto questo chiaramente si lega agli effetti e allo sviluppo del piano nazionale di presa e resilienza. In quanto detto dobbiamo metterci tutti alla stanga, ma tutti vuol dire proprio no, i soggetti che possono eh, in qualche modo intervenire e che ehm, insomma, possono in qualche modo ehm, eh, fare in modo che si possano creare dei nuovi modelli che sono improntati allo sviluppo economico, allo sviluppo ambientale sostenibile, a una coesione territoriale. Su questo il, eh, sappiamo che il modello caivano è quello su cui si sta lavorando, è uno dei modelli su cui il Presidente del Consiglio ha... Una grandissima attenzione, e che, che nel giro di breve tempo dovrà essere e vorrà essere implementato e potrà essere uno dei modelli anche per la rigenerazione urbana di tante periferie della nostra, della nostra nazione. Tutto questo è un ruolo che richiede sicuramente attenzione: studio, una curiosità, un dialogo con le parti sociali, con le realtà imprenditoriali, un dialogo con il terzo settore per il perseguimento del. Del, del bene comune e tutto questa questa è un'opportunità anche attraverso la, la cabina di regia che insomma mi onoro in qualche modo del piccolo di poter di, e mi onoro di coordinare è un'opportunità che non possiamo che non possiamo sprecare a cui dedicheremo tutti gli sforzi che sono necessari grazie grazie mille ehm, intanto do il benvenuto anche al presidente dell'ISPRA eh, il prefetto la che credo si sia giunto al nostro talk, fra poco lo sentiremo e lo ringrazio intanto. E, eh, però, sottosegretario, lei ha citato eh, il PNRR, argomento di cui anche in questo festival si è parlato, e eh, in qualche modo sulla necessità appunto di poter prendere delle decisioni eh, consapevoli sulla base di, di dati, sulla base della conoscenza, ma anche forse con una modalità nuova di affrontare delle politiche complesse. Lei ha proprio lavorato anche ai momenti di aggiornamento di questo PNRR in accordo con la Presidenza del Consiglio, con il Ministro Fitto, e, eh, però quello che si coglie probabilmente anche non solo agli osservatori più attenti, ma eh, che una modalità anche di lavoro tra eh, istituzioni e quindi non solo istituzioni centrali ma anche territoriali, eh, improntata alla sussidiarietà sia necessaria perché il PNRR non lo porta a casa solo il ministro Fitto, non lo porta a casa il ministro Giordetti o la sottosegretaria Albano, il PNRR è una eh, sfida talmente grande per il Paese per cui o ognuno fa la sua parte oppure ehm, non si porta a casa. Quindi su questo le chiederei um, ancora qualche parola e poi mi riserverò una domanda anche sulla legge di bilancio perché naturalmente sull'attualità noi stiamo e dobbiamo stare. Grazie. Eh, grazie, sì. Eh, diciamo eh, che sicuramente il piano Siena Presidenza, no? questo famoso piano Marshall per l'Italia è eh, certamente un, non solo un'importante un, un, opportunità, ma anche, ovviamente, lo sappiamo tutti, conosciamo, lo conosciamo, sappiamo, ecco, quando mi riferivo alla Stanga il, il Presidente Mattarella così, così lo, eh, ci chiedeva, chiedeva a tutti di mettersi alla Stanga. No? E, eh, però è anche un cambio di paradigma nell'utilizzo delle risorse europee, perché vede, il, eh, diciamo, è, è stato uno strumento innovativo. Forse questo non è eh, eh, chiarissimo, no? eh, è, un, è uno strumento per performance-based, cioè è uno strumento orientato ai risultati e non è basato, come è sempre stato, della tradizione no? dei rapporti con, con l'Europa e quindi per l'utilizzo dei fondi strutturali. Sulla spesa sostenuta, sulla rendicontazione sulla spesa sostenuta dei progetti finanziari. Cioè i fondi vengono riconosciuti dalla Commissione europea per il raggiungimento di alcuni obiettivi, quindi l'Europa eroga fondi alla, sulla base del raggiungimento degli obiettivi e sappiamo bene che dobbiamo raggiungere target e milestone. milestone ma eh, tutto questo eh, diciamo prevede proprio un cambio di paradigma. Una volta che poi eh, viene erogata, abbiamo erogato adesso l'ultima rata, eh, insomma, siamo, siamo in procinto di avere la quarta rata. Ma eh, questo è il chiaramente c'è la verifica puntuale eh, da parte della Commissione Europea, ma insomma è tutto in un dialogo costante. E in questo dialogo costante questo governo ha cambiato la governance. È stato un passaggio eh, fondamentale proprio nella direzione che lei segnalava per, per un coinvolgimento di tutti i soggetti che eh, in qualche modo, eh, in qualche modo eh, contribuiscono al, al raggiungimento del grande obiettivo, del grande target e tutti questi soggetti sono coinvolti dalla presidenza del consiglio dei ministri dal ministro fitto costantemente in un percorso di cabina di regia noi diciamo un po scherzando che il ministro fitto se non fa una cabina di regia si sente male per cui ogni tanto no ci sono due ed è proprio stato un cambiamento costante cioè un cambio di governance centralizzato sul sulla presidenza del Consiglio dei Ministri con eh, una serie di incontri e una serie di passaggi fondamentali in modo tale che ciascuno collabori. Alla, alla realizzazione dell'obiettivo e ne abbia particolarmente contezza tra questi non solo tutti le, 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 diciamo, gli aspetti ehm, eh, eh, diciamo, eh, territoriali quindi le, le, eh, le amministrazioni locali ma anche proprio reclinando il principio di sussidiarietà tutta una serie di soggetti che a vario titolo eh, il Ministro Ascolta e, e, e diciamo, risponde a tutta una serie di soggetti ehm del terzo settore, del privato sociale, eh del dei corpi intermedi per poter condividere questa progettazione, per poterla ehm far marciare in maniera in maniera adeguata. In questo uno degli elementi importanti proprio per la sussidiarietà orizzontale, ad esempio, è il partenariato pubblico-privato. Siamo tutti chiamati a rispondere alla alla chiamata, appunto, del eh, del nostro paese in questo momento e il partenariato pubblico privato costituisce in questo momento un punto di partenza anche generativo per far germogliare, e anche qui c'è un cambio di paradigma: una cultura di una cooperazione economica sostenibile che però si inneschi come volano dello sviluppo economico e sociale e anche territoriale. E quindi siamo chiamati a diffondere un modo diverso di eh, intervenire da parte del privato e del privato sociale eh, nella gestione, nello sviluppo del nostro, della nostra nazione. Grazie e a questo punto le rubo un'ultima domanda perché in questo festival non solo si è parlato come questa mattina di PIL, di inflazione, di conti pubblici, ma come puoi immaginare si è parlato molto di demografia, si è parlato di natalità, si è parlato anche di, quindi moltissimo di demografia, con tutti i più autorevoli esponenti del, del mondo scientifico in questo campo. Abbiamo letto, abbiamo ascoltato alcune delle anticipazioni eh, in relazione alla legge di bilancio che eh, è ovviamente che ci attende. Eh, lei nelle segrete stanze sicuramente ne saprà molto di più cosa ci può spoilerare su questo argomento. Allora, io ovviamente mi inchino ai dati che sono stati e quindi non li, non li rispolvero, che sono stati oggi eh, certamente analizzati in dettaglio. Io, ogni volta eh, che ascolto i dati, ho un brivido, perché effettivamente, devo dire anche questo, nelle scorse, nella scorsa legislatura, eh, da, da, da mio, dal mio eh, osservatorio in commissione, in commissione Finanze, devo dire che eh, spesso facevo riferimento al tema della natalità come inverno demografico nel quale eh, stiamo parlando di un anno e mezzo, due anni fa, però il tema non era così eh, sul tavolo, quasi come fosse qualcosa che non si potesse affrontare. Io sono particolarmente preoccupata ma anche orgogliosa di aver contribuito per quanto, per nel mio piccolo anche e nel nostro piccolo come, insomma, come partito allora e ora come forza di governo nel contribuire a eh, così, eh, togliere il velo da questo tema, quello della natalità, perché è qualcosa forse che anche a livello internazionale non viene così bene affrontato nel... nel Nell'ambito dei paesi occidentali. Noi abbiamo dei problemi enormi perché abbiamo il problema della riforma previdenziale, perché non c'è riforma previdenziale che regga se eh, e, e il problema della sanità se noi continuiamo ad avere, non so, 2, ,2 milioni e due di oltre novantenni nel giro di pochi anni. Quindi è chiaro che questo credo sia sotto gli occhi di tutti. Eh, in questo, questo governo ha eh, aggiunto la parola natalità al Ministero della Famiglia per la prima volta, quindi il Ministero per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità. Per la prima volta ha inserito il tema della natalità in una legge delega di natura fiscale. Eh, sta facendo un lavoro trasversale in tutti i ministeri perché tutti i provvedimenti del governo eh, hanno, riguardano la famiglia e la natalità. L'abbiamo fatto sin dall'inizio, nella prima manovra di bilancio, per quanto possibile e continuiamo a farlo oggi. Eh, è chiaro che le, le, gli interventi sono, eh, per esempio ad oggi c'è un miliardo di euro destinato alle famiglie in vario modo, cioè la, la carta dedicata, il tema dei mutui, eh, per, per i mutui di prima casa. Eh, il Caro Energia, il congedo parentale retribuito al 60% per un mese in più fino a sei anni, quindi un mese in più di congedo parentale, il bonus asili nido che viene rafforzato. L'obiettivo è quello di dire: no, gli asili nido possono essere pagati. I contributi che sono a carico dello Stato per le donne che hanno due figli o tre figli, a seconda di una serie di. Ma perché? Perché ehm, ecco, ehm, avere figli e poter, eh, poter garantire. E la eh, stabilità a questa nazione è un, una stabilità demografica e quindi economica a questa nazione è una eh, possibilità di ricchezza di ricchezza per ciascuno e quindi al di là di quelle che possono essere le eh, critiche che vengono, che, che vengono io parlo di dati sono dati sono in, nel, nel, nel luogo prenso deputato e quindi parliamo di dati eh, dobbiamo, eh, sono una ricchezza perché po potranno sostenere il presente e il futuro della nostra, della nostra nazione. Quindi eh, la manovra di bilancio difenderà sempre più il potere d'acquisto, difenderà sempre più il lavoro delle donne. Io eh, ricordo e concludo, chiedo scusa per se mi sono dilungata, ma che in commissione, sempre in commissione, ogni volta che si parlava di Oziante familiare, introduzione del tema del numero dei figli in qualsiasi tipo di provvedimento, tutto questo veniva eh, bandito perché? perché non bisognava, eh, diciamo, in qualche modo distrarre il secondo percettore del reddito e doveva assolutamente lavorare. Noi siamo certi che invece la maternità. E ne sono certa anche per un'esperienza personale, è un arricchimento della donna nel momento in cui lavora, eh, la donna che eh, è, adesso concludo perché, però la donna che ha, un, ha affrontato l'esperienza della maternità e che deve quindi affrontare l'esperienza di una gestione ha una capacità, ha degli skill, ha una capacità organizzativa, eh, decisamente, delle competenze organizzative decisamente più eh, spiccate. E quindi tutto questo può essere una ricchezza, come sempre, invece di essere un, una difficoltà. E quindi su questo noi continueremo a lavorare. Grazie, un applauso. Chiedo alla sala per il sottosegretario. Naturalmente, un saluto eh, le venga Grazie anche voi, dal nostro avuto. presidente Kelly, che è qui presente. Eh, saluto un... il professor Kelly, un caro saluto e un carissimo amico di, di lunga data. Non, non svelo nulla se diciamo che abbiamo studiato nella stessa università e poi è veramente lui poi è stato anche insomma era anche posso dirlo un mio eh, un assistente insomma è stato anche docente e quindi sono particolarmente lieta di salutarlo purtroppo da lontano. Grazie, grazie davvero Sto segretario, grazie per il suo contributo e grazie, grazie. Eh, per anche questi ultimi passaggi proprio sui temi della demografia e della natalità e io credo che eh, anche qui non si svelano segreti, eh, anzi eh, se si dice che eh, proprio l'Istat e con eh, il suo past presidente il professor Blangiardo ha contribuito a riportare. Nell'agenda del paese questo tema e probabilmente un, un tema che questo governo non poteva non prendere tra le sue priorità. E questo, insomma, è un merito Grazie che mi Grazie, dottor Commissario. Sono prendiamo. contenta che abbia, che abbia citato il professor Blangiardo al cui va il mio saluto, perché effettivamente è stato uno dei, dei motori di questa, di questa iniziativa. E lo ringrazio. Grazie, è presente a Treviso anche lui in tutti questi a giorni e ci ha accompagnato nei nostri Esaginate. lavori. Grazie, grazie, a prestissimo, grazie e buon lavoro. In eh? bocca al lupo per questa allora, legge di bilancio. Grazie. Ancora un saluto. Bene, eh, credo che eh, tantissimi temi interessanti stiano emergendo. Eh, a questo punto volevo accertarmi della presenza, seppur a distanza, del eh, presidente Laporta, presidente dell'ISPRA. Eccolo. Dell eh, sembri al lago eh, o al mare eh, per il tuo sfondo eh, ti ringrazio per essere presente mi permetto il tu eh, anche con eh, il prefetto Laporta perché eh, anche lui è un ex collega essendo stato direttore generale prima di presidente dell'ISPRA e, eh, e, e quindi è stato anche il mio presidente in quanto Presidente del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, proprio quando dirigevo l'Agenzia per l'Ambiente in Lombardia. E, eh, ringrazio ovviamente Stefano per essere presente eh, e tra poco eh, gli darò la parola eh, chiedendogli anche proprio un suo punto di osservazione, essendo da molto tempo nel, nel, nel campo eh, dell'ambiente eh, e avendo potuto osservare anche in un arco temporale non breve, una serie di cambiamenti. E questo sia, credo sia proprio anche uno degli elementi di grande valore che la statistica ufficiale può dare anche in questa materia. Peraltro, tra Istat e Ispra ci sono dei protocolli attivi, c'è una collaborazione che è storica, ma che io credo possa ulteriormente essere eh, migliorata in termini di qualità, se non altro in termini di integrazione, se non altro in termini di non fare due volte le stesse cose, ma nel aggiungere valore tramite il lavoro di tutti. E da questo punto di vista io chiederei quindi alla collega Angela Ferruzza, che ha preparato anche qualche slide, non so se riusciamo a farle vedere, credo di sì, eh, di eh, darci alcuni eh, elementi di conoscenza anche in una... Prospettiva eh, internazionale, proprio tra poco la dobbiamo far ripartire perché deve ripart ritornare a Roma e domattina essere a Copenaghen. Proprio un importante evento internazionale. La ringrazio per essere qui, dirigente del Servizio Ambiente Territorio e eh, Unità Geografiche Territoriali, e eh, la ringrazio perché ha preparato, qualche, eh, qualche slide, non, eh, non molte e in cui mh, proverà a darci una visione proprio rispetto a tutti i temi che sono già emersi sia sostenibilità, cambiamenti climatici, eventi estremi come le misure statistiche effettivamente possano contribuire a un linguaggio comune e anche evidentemente a delle azioni comuni e questo credo sia proprio uno dei grandi ruoli che la statistica ufficiale deve giocare prego Angela te la parola Intanto grazie a tutti, buon pomeriggio a tutti. E sì, tra l'altro le presentazioni precedenti proprio non possono che, che darmi, cioè confermano quello che poi nei quadri internazionali e anche nelle attività di statistica svolte nell'ambito dell'Istat ehm, sono evidenti. Eh, cioè, sostenibilità, cambiamenti climatici, eventi estremi sono assolutamente interconnessi e la loro diciamo forse uno dei punti chiave eh, delle, mh, del, 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 relativi a questo è proprio che eh, eh, l'assoluta interdipendenza tra i temi tra, abbiamo sentito parlare di temi ambientali temi sociali temi economici temi istituzionali non si è parlato di altro in questa assoluta interdipendenza eh, e evidente la statistica ha un ruolo preciso, la statistica ha il ruolo di costruire un linguaggio comune un lingu e le misure statistiche sono le parole di questo linguaggio comune, quindi diciamo il ruolo dell'Istituto Nazionale di Statistica, degli istituti Nazionale di Statistica in ambito internazionale e nazionale è proprio quello di facilitare la costruzione di questo linguaggio comune che ci aiuta ad affrontare poi le questioni dal punto di vista operativo e, nell'ambito, um, è un punto, una linea fondamentale, e lo abbiamo ripeto visto dalle parole di questi, de, de, dei, due, dei due relatori: la linea fondamentale poi um, è anche la necessità di considerare queste tematiche passando dal globale al locale. Sembrano parole diciamo teoriche, ma passare dal globale al locale cercherò molto rapidamente di farvi vedere. In realtà è il punto di svolta per rendere pragmatiche alcune questioni di livello internazionale e farle scendere a livello nazionale. E' in questa quindi sfida della... De, de questa, Necessità di mettere l'attenzione sulle misure statistiche come fondatori del linguaggio comune, la, le geografie comuni sono indispensabili per la costruzione di un linguaggio integrato. E, no, la prossima, per la prossima slide devi dire prossima, prossima slide. slide, prossima slide. Questa, in, questa slides, in questa slide in realtà si fa riferimento appunto ai quadri internazionali, alle cui attività io partecipo da tempo. Non mi dilungherò moltissimo, ma diciamo solo per citare eh, lo Steering Group on Climate Change a livello UNECE, ovviamente gli SDGs eh, eh, a livello UN e, e eh, la Task Force on Measuring Hazardous Events and Disasters. In ognuno di questi, di, di questi contesti internazionali sono stati fissati e stabiliti alcune, alcuni indicatori che eh, tutti i Paesi hanno eh, diciamo, siglato come importanti proprio per la costruzione di questo linguaggio comune. E, e, e le interconnessioni tra i vari aspetti sono proprio dichiarate ed esplicitate nel fatto che molti di questi indicatori di fatto sono gli stessi. Quindi quando parliamo di misure statistiche, quando parliamo delle 44 misure statistiche fissate per i cambiamenti climatici o parliamo delle mh, 230 misure statistiche degli SDGs, ehm, e per ultimo, dei 50, delle 52 misure statistiche legate agli eventi e disastri ci sono grandissimi elementi di interconnessione, alcuni sono proprio gli stessi indicatori e hanno, ripeto, come elemento fondante il fatto che l'approccio considerato è quello delle integrazioni tra i vari domini, domini nell'ambito del quale l'approccio geografico è fondamentale. Eh, una news è proprio che a giugno eh, il CES ha siglato eh, la, la, del, per la prima volta l'elenco de delle 52 misure statistiche dedicate alla misura degli eventi estremi e disastri. Quindi è stata siglata dai paesi, dal, dal CES, che non comprende semplicemente l'Europa, ma anche Stati Uniti, Canada, eccetera. E, 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 e questo pilot set di, di, di misure statistiche verrà sperimentato in, eh, in, in tutti i paesi e su questo, e questo è particolarmente importante perché si vede come elemento di eh, possibili sinergie istituzionali, anche appunto ovviamente con i colleghi di Ispra, GSE, Protezione Civile eccetera eccetera. Quindi bisogna andare insieme a costruire questo linguaggio statistico. In questa slide si fa riferimento ad uno degli schemi fondamentali delle misure degli eventi estremi di disastri che in sintesi dice che dobbiamo essere pronti a costruire queste misure statistiche prima, durante e dopo gli eventi estremi, che sono la punta poi sulla quale diciamo, collassano se vogliamo le questioni legate a sostenibilità e cambiamenti climatici che a volte sembrano teoriche ma che praticissime. Molto pratiche diventano e questo l'abbiamo visto in, in, in passato. E, mh, cosa fa l'Istat? L'Istat ovviamente produce eh, molti dati, ne cito alcuni. L'ultimo report sui cambiamenti climatici che è stato effettuato. Maggio per esempio faceva riferimento alle misure legate alla temperatura e alle precipitazioni del, dei, dei, dei capoluoghi, eh, concentrandosi su, sui capoluoghi, <coughs> quindi sugli, sugli urbani se vogliamo, perché concentrandosi sugli urbani perché poi di fatto molti degli effetti dei cambiamenti climatici nelle città si sentono più fortemente, abbastanza spesso. E un dato per tutto, due dati per <coughs> per così, simbolici se vogliamo, eh, sono stati fatti ovviamente quando si parla di misura meteoclimatica bisogna fare riferimento a, a intervalli temporali abbastanza ampi, e in pratica eh, la, uh, la, la variazione di temperatura del periodo 2011-2021 per le grandi città, confrontata col clino 1971-2000, ha evidenziato un aumento di temperatura nelle grandi, città, nelle grandi città, una temperatura media pari a 15 gradi, che è molto alta come temperatura media, e soprattutto un aumento di temperatura di 1,5 gradi, che insomma un po' suona con la questione dei cambiamenti climatici. A Roma è 1,6 giusto solo per così, giusto per un dato, e il secondo dato, ovviamente ce ne sono molti altri, è, che è quello legato alle precipitazioni, il 25% delle precipitazioni, cioè la, il, il, il succo del discorso è che ehm, le precipitazioni sono variabili, ma soprattutto ce ne sono molte intense, che sono poi quelle che fanno i disastri, eh, diciamo, che vediamo, e il 25% delle precipitazioni sono intense. E questo diciamo è un dato. Oltre a questo, ovviamente uno dei punti fondamentali è quello di avere informazioni statistiche di dettaglio territoriale. E l'Istat si è mosso col registro di statistico di base dei luoghi, che è formato da diverse componenti, eh, i comuni, eh, le basi territoriali, eh, gli indirizzi edifici ed edifici alloggi. Ed Capite bene quanto sia importante questo tipo di informazione? E quanto in concreto questo tipo di informazione, vi farò vedere rapidamente nelle slide, ehm, sia in pratica quello a cui facevo riferimento, cioè col livello geografico il linguaggio comune fa integrazione tra ambiente, società, economia e, <coughs> e anche istituzioni, ovviamente. Eh, abbiamo appunto nel registro dei luoghi che è un registro integrato abbastanza complesso in via di sviluppo, una delle novità diciamo del sistema registri dell'ISTAT e ehm, abbiamo i dati relativi ai 7100 comuni abbiamo i dati in via di sviluppo relative alle basi territoriali le basi territoriali che si stanno diciamo sono eh, in via di diffusione saranno circa 800.000 ed erano 400.000. Le 800.000 basi territoriali si riferiscono a 1 .100 di microzone. Questa slide che vedete è una slide dove, per esempio, si fa riferimento ad una città, sono le basi territoriali di questa, di questa città e come vedete abbiamo la possibilità di individuare edifici, parchi urbani, eccetera, eccetera. Ce n'erano altre, non voglio dilungarmi, ma nell'ambito delle quali era possibile anche individuare le diverse aree agricole, olivi. Vigne, eccetera. Capite bene quanto sia importante avere il tipo di informa informazioni di questo genere e quanto la geografia territoriale, la geografia in questo caso, faccia da integrazione naturale degli aspetti economici, ambientali e sociali. E, mh, Parla da sola questa slide, non credo di aver bisogno di andare oltre. Uno dei frutti del, del e, diciamo, nel registro dei luoghi, faccio presente che appunto si parla di, ehm, di, di comuni e eh, unità amministrative, sia statistiche sia, unità statistiche sia amministrative che funzionali, sistemi locali del lavoro. Per chi un po <coughs> e, ehm, si parla di indirizzi. Parliamo di 30 milioni di indirizzi, con, eh, eh, nella maggior parte dei, qua, dei casi eh, geocodificati, quindi con la geocodifica, col puntino a terra. E parliamo di eh, un'altra componente di questo complesso registro dei luoghi, è eh, la parte edifici, edifici che non sono semplicemente gli edifici ad uso abitativo. Ma sono gli edifici in generale, quindi parliamo di 29 milioni di edifici, di cui 14 milioni e mezzo sono ad uso abitativo. E quindi insomma molte informazioni, molto lavoro complesso, molte attività da portare avanti. Ovviamente, eh, lavorando in connessione poi con quelli che sono i dati del censimento della popolazione delle abitazioni, i dati delle abitazioni sono, stati, sono frutto anche di attività svolte in connessione con il registro dei luoghi, quelli che sono stati diffusi a maggio. E sempre lavorando in connessione con, con i dati di popolazione eh, sono state prodotte le griglie di popolazione eh, ecco perfetto questa è la prossima slide io avevo dimenticato di dirlo ma la regia è, più è molto veloce più veloce di me, me. Capisci? ti intuisce. è perfetta Ci deve essere un'intelligenza artificiale esatto. Vuol dire che mi sta a sentire e sono molto contenta. E, e, parliamo di griglie di popolazione, sono già stati prodotti e diffusi ad Eurostat eh, il, i dati relativi alla popolazione per griglia. La griglia vuol dire un chilometro quadrato, quindi abbiamo già diffuso, dato ad Eurostat, è diffuso tramite Gstat, grazie al nostro sistemi, ai nostri sistemi di diffusione, e qui ringrazio ovviamente tutti i colleghi che hanno lavorato a questo e, e sono stati già diffusi i dati della popolazione per chilometro quadrato provvisori. Questa è una delle immagini possibili e la Campania. No, così, lo dico tanto per e la prossima slide e questa è l'Emilia Romagna. Quindi diciamo che il collegamento mentale è abbastanza facile. Zona dove abbiamo sentito poco fa, abbiamo, siamo passati da momenti di siccità a momenti di diluvio, di appunto. Il 25% delle precipitazioni avvengono in casi di eventi estremi. E l'ultimissima slide, se gentilmente me la ecco. Questo è un esempio ehm, che, al quale tengo. Io sono di Palermo, quindi diciamo che. Esatto, nonostante viva da tanti anni a Roma, molto legata a Palermo tra l'altro. Ehm, erano stati diffusi il venerdì pomeriggio i dati della, della popolazione per griglia. I dati provvisori della popolazione per griglia li avevamo diffusi il venerdì pomeriggio, quindi erano ben in evidenza tra l'altro nel sito dell'Istat. Si vedevano bene la notte tra lunedì e martedì, che mi trovo a Palermo in vacanza. E, e ci sono stati gli incendi, quindi altissime temperature, condizioni meteoclimatiche particolari, incendi in tutta la città, non avevo mai assistito a uno spettacolo simile nonostante appunto sia palermitana e quindi conosca bene la zona, quindi incendi dovunque, ha preso fuoco la discarica dei rifiuti di Bellolampo, quindi non solo l'aria era irrespirabile per gli incendi, ma c'era anche questa, diciamo, questa ulteriore emergenza ambientale venuta, e qui ricomincio a dire quando io parlo di interdipendenze tra eh, come le misure statistiche, gli indicatori, in questo caso in particolare, o forse in questo periodo storico, eh, devono tener conto delle interdipendenze tra dati economici, sociali, ambientali e istituzionali, perché le istituzioni poi usano questi dati. Quindi, diciamo, in qualche modo, i cittadini trovandosi. Eh, sul sito ben in evidenza i dati legati alla popolazione per griglia li hanno utilizzati e hanno fatto questo post, che poi mi è stato spedito da un collega dell'Istat, io non me ne ero accorta, questo post fatto da cittadini che avevano utilizzato i dati di popolazione del griglia per calcolare la popolazione che era attorno alle aree della discarica e per la quale quindi c'era prodotto inquinamento di ossina nell'aria di questo stavamo parlando. E, e per i quali quindi si chiedeva all'istituzione, cioè al sindaco, di fare qualcosa. La conseguenza non di questa slide, di questo, di, di questo, ma insomma quello che poi è successo nei giorni seguenti è stato proprio che è, è stato detto che alcuni, addirittura alcuni cibi non potevano essere. Chiudo, o chiuso, solo appunto per dire che è veramente, veramente il filo rosso l'interdipendenza e i dati geografici e questo è valido ed è utile dal livello globale al locale e di nuovo dal locale al globale e quindi l'elenco dei 52 per esempio indicatori fissati da, in ambito UNESCO sarà sicuramente un elemento di attività comune di sinergia con le altre istituzioni grazie grazie, grazie Angela davvero grazie per il quadro che ci hai fatto è anche per una applicazione concreta e eh, io penso che il Presidente della Porta sarà invitato a nozze eh, da queste, anche da queste ultime considerazioni, quante volte ci siamo proprio confrontati, io ero direttore dell'ARPA della Lombardia nel periodo proprio degli incendi, nelle discariche e quindi quante volte questi sono stati i temi all'ordine del giorno. Però, Ispra, eh, che è, peraltro è eh, nel nostro comparto stesso di, di Istat e quindi eh, Stefano è anche stato il presidente della consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca e quindi eh, conosce bene anche il mondo in cui ci troviamo ad operare, Ispra però è un grande partner del Sistan. E voi stessi siete produttori e siete divulgatori di dati e quindi credo che gli spunti che sono emersi in questi, in questi ultimi interventi ti possano veramente fornire diversi assist per darci una visione, ripeto, tua anche in un lungo periodo, poi chiuderemo invece con degli approfondimenti e dei dati precisi proprio sul tema delle acque, tornando da dove avevamo iniziato. Però ehm, ti darei subito a questo punto la parola Presidente, non solo come Presidente di ISPRA, quindi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ma anche come Presidente del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente. A te la parola, grazie di essere intervenuto. Queste, in, diciamo che in queste ore c'erano degli importanti eh, meeting a Roma eh, che, legati proprio al ruolo dei prefetti, se no anche Stefano avrebbe... Avuto piacere essere presente sul territorio, lui è un presidente, anche lui che gira molto, eh, però eh, ti, ti troviamo in collegamento e grazie comunque per aver trovato il tempo di sabato per collegarti con noi. A te la parola. Allora, buonasera a tutti, spero mi sentiate. Benissimo. Mi allora, intanto un ringraziamento all'ISTAT per aver organizzato anche quest'anno questo momento, il Festival della Statistica, che ho imparato a conoscere ed apprezzare nel corso dei miei anni ormai non più eh, brevi di presidenza dell'ISPRA e del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Un saluto va ovviamente al Presidente Kelly, permettetemi di aggiungermi al saluto al Presidente Blangiardo con il quale abbiamo condiviso anni di lavoro comune anche all'interno della consulta del Presidente degli Enti Pubblici di Ricerca. Poi un saluto particolare oltre a tutte le colleghe e i colleghi dell'Istat con i quali quotidianamente, come ha detto prima il Direttore Camisasca, siamo in rapporto, un saluto particolare va proprio a lui, al Direttore Camisasca, con il quale abbiamo condiviso qualche anno di lavoro comune quando eravamo tutti e due direttori, io dell'ISPA e lui del, del, dell'ARPA Lombardia. E che soprattutto oggi pomeriggio sapevo, forse sapevo che se, so che sei un ottimo dirigente Michele, ma non sapevo fino ad oggi che eri anche un moderatore, quasi un giornalista, devo dire, di grande spessore. Quindi, eh, anche questo, diciamo, è una, è una, è una tua dote, dote che ho scoperto, diciamo, recentemente. E, sì, effettivamente quello che diceva anche precedentemente la collega che è intervenuta credo sia motivo per tutti noi di riflessione. Io non voglio sottrarre molto tempo, anch'io qualche dato, magari poi vediamo se riesco a dirlo o meno, però anche gli interventi che mi hanno preceduto mi hanno sostanzialmente stimolato qualche considerazione di carattere eh, generale. La prima considerazione, anche visto il lungo periodo, ormai più di dieci anni da cui osservo questa realtà, eh, la prima considerazione, e mi rifaccio a quello che diceva prima la sottosegretaria Albano, è che siamo di fronte a una situazione complessa, e che una situazione complessa richiede evidentemente interventi complessi, al di là poi delle forme e dei modelli che si scelgono, che i governi, il Parlamento sceglie, ma siamo di fronte a una situazione, come dicevo prima, complessa, e questo richiede anche un modo di affrontarla, che sia allo stesso tempo complesso ma semplice nel linguaggio e nell'esposizione. Quindi partirei dalla considerazione che in questi anni eh, i dati, anche nella materia ambientale, hanno assunto un'importanza centrale come punto di riferimento scientifico, non solo per le nostre analisi, ma anche per gli interventi. Ora, anche nella lunga collaborazione tra ISPRA e ISTAT che Michele ha richiamato precedentemente, io credo che siano stati fatti passi in avanti che ci dica qualcosa questa lunga collaborazione e in particolare stresserei l'accento sulla forte interconnessione e la necessità di interconnettere diciamo, questi dati di fronte a temi come la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile, la transizione, anzi le diverse transizioni e l'impatto dei cambiamenti climatici, non solo come produttori e basi per la conoscenza, ma anche come elemento conoscitivo per i cittadini. Io credo che la griglia finale che ci è stata mostrata precedentemente, quella cioè in cui i cittadini abbiano saputo in qualche modo leggere e interconnettere i dati sia motivo di soddisfazione ma anche ci dia un punto di, 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 di riferimento verso cui tendere in futuro. Quindi da un lato si tratta di analizzare una realtà complessa, di mettere insieme dati che provengono da diverse realtà, saperli integrare, saperli leggere anche in chiave di prospettiva futura ma aspetto non trascurabile, di saperli rendere disponibili e anche in qualche modo fruibili ai cittadini che non hanno le competenze tecnico-scientifiche né statistiche, né direi tanto meno ambientali, quindi non sono biologi, chimici, fisici e quant'altro e tuttavia questa interconnessione è sempre più necessaria per leggere questi fenomeni complessi che, che, stiamo, che stiamo vivendo e come richiamava prima la collega da un fenomeno strettamente legato a un tema probabilmente di, eh, di, forti, di, di un impatto del cambiamento climatico, quindi temperature molto molto elevate che hanno poi innescato probabilmente fenomeni eh, di incendio anche se bisogna dirlo qua insomma permettetemi di rimettermi un attimo la giacca di prefetto la gran parte degli incendi sono dolosi quindi insomma i cambiamenti climatici c'entrano sicuramente anche il caldo per la facilità con cui poi si propagano però gli innesti purtroppo in gran parte sono dolosi però anche quella situazione ci ha dimostrato di come, come da quel tipo di particolare di evento, poi se ne, ne derivano tanti altri, da, que, da, da temi che, che impattano sulla qualità dell'aria. Nel caso, di specie, quel chiamato, eh, no, credo vicino Palermo qualche tempo fa, ci fu un problema alla discarica di Bello Lampo, non il solo purtroppo. Eh, che poi ha portato a sua volta altri problemi, sia nella gestione dei, dei rifiuti che eh, erano stati conferiti in quella discarica, sia ancora un di problemi, come dicevo prima, nella qualità dell'aria. A questo proposito, permettetemi di salutare e ringraziare tutte le colleghe e i colleghi delle agenzie regionali e provinciali di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente e per il lavoro che quotidianamente svolgono a servizio di tutta la collettività. L'altro tema importante che è stato toccato secondo me è che questi dati devono essere sempre più da un lato leggibili e quindi probabilmente dovremo in qualche modo anche sforzarci ulteriormente, non so se si può dire di razionalizzare gli indicatori, ma comunque di renderli ancora più integrati e quindi ancora più fruibili. E dall'altro la capacità di saper leggere la realtà a un livello di dettaglio che non è solo quello sovranazionale o nazionale, ma che deve scendere inevitabilmente anche a livello locale. E questo, diciamo, il contributo del Sistema nazionale per la Protezione dell'Ambiente come realtà composita, costituita cioè da ISP delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente attraverso i rapporti di sistema che produciamo per io credo possa essere un contributo molto valido. Poi c'è la necessità di, come dire, in qualche modo integrare ulteriormente questi strumenti anche rispetto ai nostri prodotti, a, quelli, a quei prodotti cioè che eh, produciamo noi, come realtà che si occupa eh, di protezione dell'ambiente. Quando si parla, per esempio, di clima o di cambiamenti climatici, pensate al tema dell'inventario, al nostro prodotto di inventario di emissioni in atmosfera, che è inserito nel programma statistico nazionale e quindi contribuisce alle attività. Eh, di statistica ufficiale del paese, la rendicontazione sia delle emissioni di gas serra che comunichiamo ufficialmente ai diversi meccanismi internazionali ed europei che in qualche modo presiedono questa materia e alle emissioni delle sostanze transfrontaliere al report che ogni anno produciamo sul clima in Italia che eh, come ISPRA pubblichiamo dal 2006 ma che nel corso degli anni poi è, diven è divenuto come dicevo prima un prodotto di, eh, di sistema agli indicatori del bacino uh, del bilancio idrologico nazionale che è in grado di fornire un quadro conoscitivo e quantitativo delle principali componenti del, bila del bilancio idrologico, io credo poi eh, se ne parlerà successivamente se, eh, se non ho capito male nel corso sì, sì. anche di questa, di questa tavola rotonda, è anche per esempio il monitoraggio della biodiversità della bifauna italiana attraverso le attività di rannellamento che vengono uh, realizzate dai colleghi che... Di, di, di Istra, che, che sono presso la sede di Orsano in Emilia. Quindi, come vedete, tutta una serie di documenti che sono poi costruiti appunto sui dati che provengono dalle regioni, ma anche dal livello nazionale che devono essere in grado di leggere la realtà, di leggerla non solo con riferimento allo stato attuale, ma anche, come dicevo prima, a livello di prospettive future. E se posso permettermi ancora un minuto, Michele, poi magari se sì, sì. c'è un'altra domanda, aggiungerei per esempio il tema che è stato citato dalla collega precedentemente, cioè dell'aumento della temperatura, no? che ormai è un dato, diciamo, uh, di, posso dire un dato di fatto acclarato, insomma, scientificamente acclarato, credo che su questo non ci siano dubbi, si può discutere quale sia la, la, la fonte o se sia un fatto, diciamo, che si ripete nel corso delle ere geologiche, ma insomma, che sia che la temperatura sia aumentata in media rispetto agli ultimi anni, questo... Non c'è dubbio che alcuni fenomeni a cui assistiamo siano diciamo, facce diverse della stessa medaglia, quindi non ce ne possiamo poi meravigliare troppo. Per esempio al tema dell'aumento di temperatura e dobbiamo anche aggiungere, lo citava prima la collega, alle precipitazioni, quello delle precipitazioni che se è vero che sono state diciamo, più estreme e quindi è stata indicata una percentuale, se non ricordo male, del 25% rispetto ai singoli eventi di precipitazioni più che tanto. insomma rispetto poi a eventi che normalmente eh, diciamo, producono no? la quantità di pioggia, innescano quantità di pioggia che normalmente si produrrebbero nel corso di, me precipiterebbero nel corso di mesi, se non eh, diciamo, di anni, e però a questo dobbiamo fa anche, far, dare un ulteriore riscontro con un dato che riguarda la precipitazione accumulata annuale che, Proprio nell'ultimo anno registra un meno 22% rispetto alla media climatologica del trentennio 1991-2020. Questo proprio nel, nell'anno precedente. Quindi, eh, come voglio dire, come dicevo prima, si tratta di eh, problemi complessi che vanno letti eh, con una chiave di lettura probabilmente nuova rispetto a quelle. Eh, quelle con le quali le abbiamo lette negli anni passati, penso a tutti i temi di, di, di anche dell'emergenza, della prevenzione a cui si accennava prima, della previsione: perché queste nuove situazioni eh, poi producono e innescano eventi che dobbiamo essere in grado di fronteggiare, ma come dicevo prima, le modalità e anche le chiavi di lettura devono essere diverse probabilmente da quelle con cui lo abbiamo fatto negli anni precedenti. In tutto questo, ovviamente, l'apporto e il supporto del dato e quindi dei nostri istituti io credo che sia quindi dalla statistica credo sia davvero fondamentale Grazie, grazie Presidente, un applauso di ringraziamento. Ti avrei chiesto quale dato ti aveva impressionato di più tra i tanti, ma forse, forse l'hai già detto e quindi eh, hai anticipato anche eh, le risposte del pur bravo presentatore. Insomma, quindi eh, hai già detto, hai anche anticipato qual era il dato che più ti aveva impressionato. E ti ringrazio molto davvero anche per il tempo che hai trovato e eh, ti auguro un buon proseguimento di fine settimana. Grazie davvero. Grazie a voi, buon lavoro. Arriviamo quindi a una chiusura eh, importante, ancora con, eh, con dei dati, ancora con delle immagini, ancora per uscire anche da questo talk con degli elementi di chiarezza e di conoscenza sul fenomeno che eh, oggi ha, ci ha accompagnato in tutta la discussione, in tutto il dialogo, proprio questo tema dell'acqua e delle acque. In Istat abbiamo un uomo delle acque, naturalmente, perché se voi in Istat, io l'ho fatta questa cosa, chi è il principale il più l'uomo delle acque? È Stefano Persigni. E quindi naturalmente non potevamo. Non, anche se poi adesso fa anche tante altre cose in istituto, si occupa di valorizzazione anche di altre statistiche. Però è, è noto, è fatto notorio, che l'uomo delle acque dell'Istat è Tersinia, ha scritto parte del rapporto annuale che abbiamo tutti imparato a memoria. Alcuni numeri che anche Davide Colombo citava nel talk precedente, vengono dall'analisi e, e dal suo lavoro. E eh, lui parte proprio parlando di stress idrico, a te la parola, grazie. Sì, grazie <ride> e, della presentazione. Io, um... Le sollecitazioni sono state tante, soprattutto il commissario dell'acqua sulla parte dell'acqua mi ha sollecitato su diverse cose. Non so se sta ancora sentendo, no, no, eh, infatti, però Beh, magari eh. sarebbe stato ah, utile poi anche un confronto con, con, con il commissario. Previsto. Però ecco due aspetti importanti che escono fuori da questa: un po da, il fatto della necessità di avere sempre più una statistica ufficiale fondamentale mm. e utile. L'analisi dei fenomeni, dei processi, eccetera. Questo è chiarissimo e come diceva anche adesso il Presidente dell'Ispra, il fatto che questi dati devono essere più leggibili e più fruibili. Perché? Perché proprio sull'aspetto dell'acqua, del, dell che ne parlava dell'acqua prima infatti, eh, eh, io sono rimasto un po' stupito dal fatto che eh, nel 2023 il Commissario si rende conto della situazione problematica in cui si trova il nostro paese. Parlavo di frammentazione della gestione, di aspetti infrastrutturali, eccetera. Su questo noi come Istat, ma anche nell'ambito del sistema statistico, anche con i colleghi dell'ISPRA, sono anni che raccontiamo un po' quella che è la situazione, che è una situazione, insomma, che ecco, parliamo di frammentazione gestionale, eh, noi contiamo uno per uno quelli che sono i gestori del servizio idrico, pubblichiamo questi dati, li fondiamo ogni due anni, però eh, c'è ecco, questo problema, questo dilemma che poi i decisori pubblici, eccetera, fanno un po' fatica forse a leggere i dati complessivamente. E, e, e forse anche colpa nostra, non lo so, però uh, il quadro della situazione era già abbastanza chiaro. Io sono 25 anni che lavoro su, su, sull'acqua dentro l'ISA so, quindi Amica anche a Spagna un cotto, insomma, non allora è poco. E, e, però l'Istat addirittura mi batte perché il censimento sulle acque la iniziato nel 1951. Quindi abbiamo una cosa che è lunghissima come storia. Poi nel 2000 abbiamo rinnovato e rivisto, e quindi abbiamo una storia. Ben precisa su quella che è la situazione in Italia su questo settore. Parliamo direttamente di stress Così io Forse in sala cose. non si vedono le slide. Ecco, ok. Ecco. idrico ne parlava okay. proprio il commissario. Cioè, lo Strasidico che cosa eh, No, quella prima, quella prima, scusate. Eh. Ecco. Um, questo è un indicatore SDGs. Che misura, quindi ci colleghiamo anche al discorso di prima, che misura proprio il livello di stress dei corpi idrici nel nostro paese. È un indicatore che visto così sembra semplicissimo, è un lavoro di anni che abbiamo fatto insieme ai colleghi dell'ISPRA, l'abbiamo diffuso adesso a New York quest'anno insieme alla FAO, dove abbiamo fondamentalmente, che cosa abbiamo calcolato? Abbiamo calcolato quella che è la disponibilità idrica presente sul territorio. Rapportata poi a quelli che sono i prelievi complessivi. Per riuscire a tirare fuori questi due numeri ci abbiamo messo anni perché è complicatissimo. Perché è detta così: quindi disponibilità su prelievi, e su questo eh, l'abbiamo qui è riportato per distretti idrografici, che sono poi i riferimenti di, della programmazione eh, attuale che viene svolta sul territorio per distretto. E da qui si vede adesso senza entrare nel dettaglio: come il bacino padano è uno, diciamo, è il distretto che ha più valore, ha cioè il più stress idrico elevato malgrado la disponibilità di acqua sia elevata. Questo perché? Perché sicuramente quei cambiamenti climatici che conosciamo, che sappiamo perché statisticamente ormai è abbastanza chiaro come vanno i fenomeni, ehm, abbiamo meno dis disponibilità di risorse, però i consumi sono rimasti quelli. Quindi è chiaro che in quell'area la situazione è più problematica. Ehm, questo è un aspetto importante che abbiamo fatto su a livello annuale, ma che... Il nostro obiettivo è riuscire a fare anche a livello stagionale perché a livello stagionale è il fenomeno è ancora più evidente perché chiaramente poi in estate gli aspetti di, della pressione sulla risorseria sono maggiori, infatti il problema della siccità eccetera quando ce l'abbiamo soprattutto nel mese. Quindi il confronto con dell'acqua è importante. Andiamo subito alla, alla prossima e qui l'altro sforzo incredibile dopo anni e anni che ci lavoriamo è quello di stimare quelli che sono i prelievi complessivi nel nostro paese. Questo è a livello Italia, quindi il 56% irrigazione, il 31% il potabile e il 13% manufatturiero manufatturiamo industriale. Non entro nel dettaglio come abbiamo calcolato no, queste cose. andare a chiudere. Eh? No. Eh? Questo è un rapporto annuale. Se noi poi andiamo a vedere a livello di distretto, questi rapporti cambiano perché il grosso, del, come diceva anche il commissario prima, dell'attività dell'irrigazione ce l'abbiamo sulla Pianura Padana. Quindi nell'Appennino centrale, eccetera, il grosso dell'utilizzo dell è l'uso civile. Questi sono i famosi 30 miliardi quindi, di prelievo complessivo che poi sono stati ripartiti e la necessità, poi che parlava anche il Presidente Lisper, di avere delle statistiche sempre più di dettaglio a livello territoriale, è quella un po' la direzione che noi stiamo cercando di sviluppare e portare avanti. Il, il problema dell'Italia, la prossima regia, prossima. Ecco, sul potabile che è un po' il settore diciamo, più... Eh, più conosciuto da un certo punto di vista e forse anche più importante, dati anche Eurostat. Quindi, di confronto con gli altri paesi, noi siamo quelli che preleviamo di più in termini assoluti e pro capite eh, per l'acqua per uso potabile. No, ci batte soltanto la Grecia e adesso forse anche un po' l'Irlanda. Quindi, siamo, abbiamo questo primato in assoluto per quanto riguarda i prelievi per uso potabile. Eh, vado subito alla prossima perché qui vedo che il tempo già me lo stanno togliendo, eh, e qui eh, abbiamo oh, l'aspetto di l'acqua che viene messa eh, nelle distribuzione, quindi que quelli che sono i prelievi, l'acqua che viene erogata, e quindi vado anche subito alla prossima, ecco qua. Il discorso che noi facciamo, quindi il discorso delle perdite, questo parliamo delle perdite nelle distribuzioni comunali, in realtà complessivamente le perdite sono molto più elevate, arriviamo circa al 48% tra il prelevato e poi il consumato. Questo ci fa vedere come quindi il nostro sistema sia molto poco resiliente, soprattutto ai cambiamenti climatici, soprattutto a quelle che sono le variazioni delle precipitazioni e della disponibilità quindi di risorsa idrica. Abbiamo addirittura regioni dove eh, abbiamo circa il 55% di perdite. Cioè Parte 100 ne arriva 50. Quindi cioè, insomma stiamo Abbiamo proprio. Ma memorizzato al... il dato della basilicata. E infatti, um, noi rileviamo, cerchiamo di monitorare, monitorare questa situazione ogni due anni con un, un censimento ad hoc. Uh, queste non sono cose che cambiano da un anno eh. all'altro. Il PNRR qualche cosa farà, ma farà pochissimo. <ride> Sono, sono cose che vanno quindi programmate, viste nel tempo, eccetera. Quindi anche la conoscenza quindi, di quella che è la situazione anche locale è fondamentale, tant'è che noi queste informazioni ce le abbiamo anche a livello comunale. Quindi riusciamo quindi in qualche modo poi a avere un quadro più preciso della situazione. Ehm, e questi sono i dati fondamentali che servono a chi ha un decisore pubblico eccetera, per dire bene cioè ci sono i cambiamenti climatici ma c'è anche la situazione in Italia, che è questa che conosciamo e che in qualche modo deve essere quindi affrontata. In realtà poi il decisore politico lo sa anche bene, però forse certe volte fa finta di non saperlo perché poi sono anche vent'anni che andiamo a raccontare le cose, quindi non, so, o non, non ci sente nessuno. Ma, no, no, no. ma noi non smetteremo, eh, appunto, non ma smetteremo, noi dobbiamo, smetteremo anzi, di dirlo. Noi dovremmo cercare di migliorare quella che è la parte anche comunicativa, su questo non c'è dubbio. Finisco sui cambiamenti climatici perché lo so che... Dieci secondi? Dieci secondi. cambiamenti climatici non, non sono soltanto precipitazioni e temperatura, ma sono... Come facevate infatti prima Angela, un mondo di cose, eh, aspetti salute, società, imprese, eccetera. Su questo, noi come ISA dobbiamo sicuramente cercare di concentrare la nostra attenzione, anche con delle statistiche, magari che abbiano una, una, diciamo un aspetto temporale, una frequenza, eh, perché poi questo ci richiede diciamo la situazione anche lo stagionale, mensile, è difficile, è complicato. Non ci sono risorse e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di, 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 di almeno fare quello che possiamo con le forze che abbiamo. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti, grazie per l'attenzione. Un'ora e mezza molto ricca, ricca di spunti e anche di prospettive di lavoro. Io invito tutti a continuare a seguire Statistico Hall. Il programma di oggi del pomeriggio è ancora interessante, sempre più interessante. Avremo un altro commissario, fra, po fra pochi minuti, commissario per il Sisma, che eh, anche lui porterà il, nostro, il suo contributo. Io ringrazio davvero tutti per l'attenzione, chi ci ha seguito di, in presenza e anche chi via web tutti i nostri canali social. Grazie, grazie ancora e buon proseguimento di Festival.